Oggi qui a Fiera Agricola c'è tanta attenzione all'internazionalizzazione, ma anche ai distretti del cibo del Veneto. Di cosa si tratta? Ma si tratta di una grande occasione che il mercato ovviamente del mondo agricolo, soprattutto l'agroalimentare, ci pone come sfida, e noi come regione, grazie alla proposta di una legge che ho presentato ancora nel settembre-agosto scorso, è stata approvata, dà la possibilità come strumento normativo di poter realizzare, costruire e quindi iniziare questa grande opportunità data dai distretti del cibo, dove tutti quelli che sono oggi protagonisti della filiera agroalimentare di qualità e ovviamente tutta quella che è la politica di attenzione alla sicurezza alimentare, all'ambiente, alla valorizzazione dell'eccellenza dei nostri prodotti nell'ambito proprio non solo della qualità ma anche dell'identità territoriale, in modo che possano tra di loro fare connessione, fare rete e soprattutto poi anche entrare in quel mercato dell'enogastronomia e anche del turismo che ci consente con la commercializzazione anche della filiera di poter, come dire, dare opportunità intercettando risorse finanziarie a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. È uno strumento flessibile ma che al tempo stesso consente grandi sviluppi e grandi soprattutto opportunità nel settore della filiera agroalimentare. È stato presentato pochi giorni fa il neonato distretto dei Domini Veneti, questo su quali punti si focalizza? Ma è un battezzato qualche giorno fa, perché proprio grazie a questa legge ovviamente c'è stata la possibilità nel Veronese di creare quello che di fatto è diventato oggi il distretto del cibo più importante del Veneto. Oggi in Veneto ci sono 5 distretti, tra cui oltre ai 5 distretti, dicevo, c'è il sesto, che è questo dei Domini Scaligeri, che per numero, per dimensioni e anche per adesioni ovviamente è il più importante, e quindi creerà in un territorio come quello provinciale veronese davvero il più cuore pulsante di questo nuovo progetto, di questa nuova prospettiva, tra l'altro andando anche a coinvolgere delle realtà che sono nelle regioni vicine, perché la filiera deve andare a intercettare tutte quelle che sono le opportunità, ovviamente in armonia con le finalità di un distretto del cibo veronese, e quindi anche l'interconnessione, ad esempio col mondo della mela, faccio un esempio per tutte, tra Trentino e Verona sappiamo che c'è anche lì una possibilità di lavorare insieme proprio per rendere ancora più forte il mercato.